Ben ritrovati, miei blasfemi amici. Una precisazione, poi leggo il copione. Questo libro presenta delle note a piè di pagina da parte di J. Christoph, l'autore, in cui dice la sua su quello che ha scritto sugli avvenimenti. Questo copione ha note da parte di Ilario, che quindi saranno un'aggiunta ai miei soliti commenti in questi video, e un grande rispetto per questa opera in cui abbiamo deciso di immergerci facendo note e commenti su quello che è già stato scritto e sul libro. Nevernight è un romanzo per adulti, io direi più young adult, ma tant'è. Ilario. Del 2016, scritto da J. Christoph, è il primo capitolo della serie Cronache di Nevernight e segue la giovane assassina Mia Corver nel suo desiderio di vendetta per la distruzione della sua famiglia nella Repubblica di Itreia. Il libro ha ricevuto recensioni principalmente positive, elogiando la costruzione del mondo, un'eroina tridimensionale e lo stile di scrittura. Su questo poi ne parliamo. È stato adattato in una miniserie di 3 parti nel 2019, tratta dai primi capitoli rilasciata su YouTube. La storia segue le vicende di Mia Corver, una 16enne che ha dedicato la propria esistenza all'uccisione dei responsabili del martirio della propria famiglia, adolescente comune. Attraverso una serie di addestramenti durissimi diventa un'assassina eccellente che, implacabilmente, consuma una dopo l'altro i delitti che si è prefissata. Mia segue maniacalmente il proprio obiettivo, venendo più e più volte a compromessi morali tra il suo desiderio di non nuocere agli innocenti e la sua sete di sangue, rendendosi progressivamente conto del cammino disumano che ha intrapreso. Innanzitutto non è una saga che prevede il lieto fine. Fin dalla prima pagina il lettore viene informato che Mia morirà e che provocherà la distruzione della Repubblica di Itreia. Inoltre, a piè di pagina sono presenti numerose note ironiche che approfondiscono i dettagli dell'ambientazione, dal tono comico e paradossale, e che contribuiscono alla molle spropositata di pagine della saga, tant'è che gli stessi personaggi del romanzo, quando leggono a loro volta questa trilogia, si lamentano delle note onnipresenti e del torpiloquio. Christophe, ma se non ti convincono, non ce li mettere, no? Oppure perché sei un po' paraculo? Perché così sapevi già che te l'avrebbero criticato e allora lo fai e in più metti personaggi che commentano sta cosa dicendo: "E beh, me lo sono già detto da solo, è inutile parlarne, è diventato meta. Il meta vi piace, no?" Come ho detto, quel titolo è adatto a lui. L'ambientazione riprende molti elementi della Venezia tradizionale e della Roma classica. God's Grave è una teocrazia retta dal culto dei Illuminati, ai cui vertici si trovano Duomo, Remus e Scaeva, i responsabili della morte del padre e della madre della protagonista. L'ambientazione è di genere fantasy per adulti, siccome vengono rappresentate scene di sesso e di violenza cruenta senza troppi complimenti. A parte ciò, comunque, rispetto di quanto affermano molte recensioni online, per quanto mi riguarda è a tutti gli effetti un young adult. Litigi tra adolescenti, batticuori, amplessi lunghi 8 pagine. Che? Voglia di autodeterminazione dell'influenza dei genitori, no, papà non è una fase, sì, mi piace ascoltare i Cure ed ammazzare gente, eccetera. In che altro modo andrebbe definito? E soprattutto, preparatevi a tanti personaggi che pensano soltanto ai genitali. Non nel senso che vogliono utilizzarli di continuo, o meglio, sì, anche questo. Perché comunque lo spiciness funziona. Mettiamo un po' di spice, mettiamo un po' di peperoncini, eh? Non diciamo dove. Nel senso che, oltre a essere affetti dalla sindrome di Tourette, a giudicare dall'altropiloquio, sentono anche un bisogno irrefrenabile di menzionare organi riproduttivi in ogni contesto, dalle elucubrazioni filosofiche fino ai modi di dire inventati per l'occasione. No, decisamente non è un bel mondo in cui vivere per chi è asessuale o sessuofobico. Vorrei aggiungere che a quanto pare c'è una specie di bocciolo di carne continuamente indicato che persino Christophe critica, in certo senso, ma anche io, cioè, sembra una roba, cioè, è brutto descritto così, scusate, eh. Avvolgetevi nelle tenebre se odiate gli spoiler. Ricorda che puoi sostenere questo canale con una donazione PayPal iscrivendoti al Patreon o abbonandoti per richiedere video personalizzati su ambientazioni di tua scelta. Un ringraziamento a tutti i sostenitori. Nevernight, la storia. Oh cielo, questa è lunga. Mia appartiene alla rinomata e benestante famiglia De Corver, caduta in disgrazia dopo che il suo capofamiglia viene impiccato per tradimento nel corso di un tentato colpo di stato. La madre di Mia, come se non bastasse, costringe la ragazza a guardare l'esecuzione del suo stesso padre, traumatizzandola e imprimendole il monito mai dimenticare. E soprattutto, questa la racconti allo terapeuta e vedi che gli compri anche una villa, per quanto dovrai andarci. La domina viene confortata dal console Julius Skaeva, a pietra filosofale, una tremenda prigione nella quale, in preda alla pazzia, muore durante un tentativo di fuga organizzato dalla figlia, maledicendola in quanto tenebris. Perché non bastavano i traumi del guarda è morto papà, in più ti dico, sai che c'è, sei anche una brutta bestia. Per l'appunto la ragazza è una tenebris, Darkin. Ho una brutta sensazione. Un soggetto in grado di comandare a un certo livello le ombre per muoversi all'interno di esse, garantendosi una sorta di invisibilità.
che si scontra con una quasi cecità al suo interno e di muoverle come fossero le sue estensioni, ad esempio per bloccare i nemici. E siamo di nuovo a Shadowbone. Ciao Darkling. Ah, Ilario, te la consiglio questa, leggila, Shadowbone. Una meraviglia. È meglio la duologia dopo. Ma non cambiamo argomento, è meglio. Mia è sempre accompagnata da un famiglio a forma di gatto chiamato Messer Cortese, che si nutre della sua paura permettendole di affrontare con rigore momenti di panico e terrore che altrimenti la lascerebbero interdetta. La religione prevalente nel mondo di Evernight contempla il culto di Ha'a, 2A, il padre della luce. Ciao Lampalina, a cui sono riferiti tre soli che garantiscono una notte lunghissima. All'ambientazione, a cui segue un periodo notturno detto velo buio, vabbè, questa è la grande moda del metti due parole attaccate, fantasy, soltanto ogni 2 anni e mezzo. Sì, lo fa anche Sanderson, la cosa dei nomi. No, Ilario, devi darmi un limite ai commenti, se no non usciamo più. Ha'a viene venerato come un dio malevolo, anche se la teocrazia di Itreia compie ogni genere di nefandezza in suo nome. È una religione base. I Tenebris sono visti come soggetti blasfemi, maledetti da Ha'a. E infatti il gioiello della Sacra Trinità è in grado di sprigionare una luce benedetta che provoca enorme sofferenza in questi portatori di tenebre. Perché creature di tenebre che quando vedono un simbolo sacro soffrono perché è pieno di luce divina. Infatti secondo me stava testando l'impero dei vampiri o del vampiro o come si chiama. I Tenebris sono accompagnati come detto da dei passeggeri. Passeggeri proprio è come viene chiamato in continuazione i famigli. Delle creature di forma animale in grado di parlare con le consigliano e si nutrono del loro terrore. Costoro sembrano preesistenti ai loro portatori, ovvero Messer Cortese non nasce con Mia, ma se ne appropria durante la sua giovinezza. Lord Cassius, il signore delle lame della Chiesa Rossa, personaggio buttato un po' lì, ma poi abbandonato perché serviva soltanto per dare un indizio a cosa sarebbe venuto, è un altro Tenebris e viene visto che la sua lupa Eclissi continua a esistere sul piano materiale anche dopo la sua morte. Spoiler! Inoltre viene spiegato che un Tenebris può portare con sé più famiglie allo stesso tempo. Studiando antichi documenti, Mia legge della storia di Cleo, che aveva dozzine di passeggeri con sé e le stesse eredità Eclissi da Cassius. Mia, non Cleo. Poi vabbè. Spoiler. Spero tu l'abbia messo nel titolo. Dopo un periodo di apprendistato presso il vecchio Mercurio, che affina enormemente le sue capacità di sopravvivenza, la ragazza lascia Godsgrave ed entra nei ranghi della Chiesa Rossa, un'organizzazione religiosa devota alla madre dell'omicidio benedetto. La Chiesa conta diversi esponenti della stregoneria e soprattutto esperti di ogni arte di assassinio che si occupano di forgiare le nuove leve del sacro omicidio. Le lame. Nella sede del culto è presente inoltre un'antichissima biblioteca viva. Letteralmente, siccome i libri appaiono e scompaiono a proprio piacimento e sono difesi da agguerriti tarli che soltanto il vetusto bibliotecario non morto sa trattare. Vorrei anche precisare che, ecco, sotto questo aspetto della scrittura, soprattutto per la sede, Christoph ripete spesso le cose, tipo che erano posti dove la luce di Ha'a non è mai giunta e te lo dice almeno 5 volte, anche solo per passare fra un corridoio a una camera, a una cucina. Un po' troppe ripetizioni, secondo me. E non in più libri perché dici, ah vabbè, ho letto questo, poi mi dimentico certe cose nel terzo. No, ogni volta, solo per far vedere quanto è figa Mia. E ci sta. Però a un certo punto dici, ok, ho capito. I membri della Chiesa sono legati alla promessa rossa basata sui principi di fedeltà, santità, segreto, inevitabilità, gerarchia, égalité, fraternité, liberté. Gli adepti sono sottoposti agli allenamenti massacranti che mettono in continuo pericolo la loro vita. Nel corso dell'addestramento durissimo, Mia e i suoi compagni vengono iniziati a ogni sfaccettatura dell'omicidio. Proprio quando sta per essere nominata una lama, fallisce l'ultima prova, rifiutandosi di uccidere un giovane innocente. E qui iniziamo poi tutto quanto il sono determinata, so cosa voglio, ma vorrei rimanere pulita, grazie. E poi si lamenta che non rimane pulita, prego. Una volta cacciata l'organizzazione, si rende conto che la sua amica Ashlyn è una traditrice che intende vendicarsi della menomazione del padre facendo catturare i suoi compagni da Illuminati. Questa inoltre uccide a tradimento Trick, il ragazzo per il quale la protagonista aveva un'infatuazione. Con varie scene un po' hot, Mia interviene e grazie ai suoi poteri delle ombre riesce a salvare gran parte dei suoi compagni e a uccidere il cardinale Remus. Inoltre Ashlyn fugge. Nel corso di una missione volta ad assassinare una nobile patrizia e a recuperare una mappa, Mia reincontra Ashlyn, siamo al secondo libro adesso, la quale le rivela che in realtà la Chiesa Rossa è sul libro pagano di Skaeva e di Duomo, il che spiega perché nessuno sia mai riuscito ad assassinarli. Come se non bastasse, uno schiavo affrancato al servizio della famiglia Corvere in realtà è un agente della Chiesa. What a twist!
che aveva permesso di catturare suo padre e di fare fallire il colpo di stato. Rivelata la verità a Mercurio, che rimane dalla loro parte, le due ragazze decidono di allearsi per vendicarsi entrambe della Chiesa Rossa. In seguito Mia si fa condurre come schiava a Izir, una monumentale città stile Babilonia fondata sullo schiavismo disumano. Qui viene impiegata come gladiatrice per la casa della Patrizia, che era affiliata a Remus, divenendo, tramite una serie di intrighi e di battaglie sanguinarie, la lottatrice di punta della sua casata. Ben presto scopre che Leona, la sua domina, è in guerra aperta col suo violento e possessivo padre, il quale non esita a far avvelenare i suoi campioni per far fallire la sua attività e impossessarsene. Dal guerriero di punta della compagnia, un tempo legionario di suo padre, Mia apprende con sconcerto Corvere e il generale Antonius erano in realtà amanti. Dun dun dun! Legame che più di ogni altra pretesa di libertà a beneficio della Repubblica aveva mosso il colpo di Stato. Ma sono ispirati alla Roma. E che fai? Ti fai solo le donne? Noia. Durante l'ultima grande battaglia tra i campioni di Leona e di suo padre, Mia diviene la campionessa assoluta dopo aver sconfitto il campione in carica. E tutte quanti urlarono «Spartaco! Spartaco!». A quel punto nota che la sua ombra è grande per quattro e ha una visione di un solo sole anziché tre, e una voce che riporta «I molti diventeranno uno». La cosa del che è grande per quattro ha senso nel libro, perché non è un'ombra che va a moltiplicazione, non è logaritmica, ha senso. Giunge così in presenza di Duomo e di Scaeva, che approfittando della confusione riesce ad assassinare. Ma una tremenda sorpresa l'attende, perché siamo alla fine del secondo libro e ce n'è ancora un terzo. Quello presentato come il figlio di Scaeva è in realtà Jonen, il suo fratellino creduto morto, ma in realtà rimasto con suo padre. Perché Scaeva è il padre biologico di entrambi i ragazzi. Star Wars. Mia riesce a fuggire portando il bambino con sé, che si è rivelato essere anche lui un Tenebris. Darkin. Nel frattempo, Ashlyn viene raggiunta dai membri della Chiesa Rossa, che non hanno dimenticato il tradimento che è costato loro tanti confratelli. In realtà non così tanti, però, per come viene descritto, ma vabbè. Ma se la vogliono viva, c'è una ragione precisa. Sulla sua pelle è marchiata la mappa che riporta dove è precipitato un oggetto mitico chiamato Corona della Luna. E si chiama Sailor Moon, Ashlyn da ora. Inoltre la ragazza scopre che Skaeva è ancora vivo, avendo mandato all'incoronazione un suo sosia. Ha senso? Skaeva è da sempre un patrono della Chiesa Rossa e ha pianificato l'intera operazione affinché una lama traditrice come Mia uccidesse il suo rivale politico Duomo, che come lui era patrono della setta e da questo non poteva essere ucciso. Sì, è tutto un insieme del io pago l'assassino perché così non mi possono uccidere, ma allo stesso tempo l'ho fatto io e rimaniamo in uno stallo alla messicana o non lo so, stallo alla Itreia. Quindi con la morte di Duomo chiede anche alla Repubblica di avere pieni poteri. La Repubblica chiede pieni poteri. Ancora Star Wars. Ciao Palpatine. Che poi per come finisce Skaeva, siamo lì, eh? Ashlyn riesce momentaneamente a scappare e incontra Trick, che è rimasto in uno stato tra la vita e la morte, siccome durante la vera luce il potere della Dea della Morte è ai minimi termini, ed ella tiene nel mondo dei morti soltanto coloro che le servono. Trick spiega alle due ragazze che Eoni prima, il figlio della Dea della Notte, è precipitato sulla Terra, per la precisione nell'area dove ora sorge God's Grave. God's Grave. God's Grave. Tomba degli dei. Oh, quanto sei brillante, Christoph. I suoi resti sono chiamati la Corona della Luna ed altri suoi pezzi sono finiti in giro creando passeggeri oscuri o dentro alcune persone, trasformandoli in Tenebris. Ed ecco spiegato tutto, circa. Mia tenta nuovamente di uccidere Skaeva, ma questi, oltre a confermare di essere il padre di lei e di suo fratello, dimostra di essere un Tenebris abbastanza forte da sopportare la Trinità splendente, grazie alla propria ambizione senza pari e testardaggine. Non dimentichiamo la testardaggine. Questo propone a Mia di restare al suo fianco. Lei rifiuta per il fatto che rivuole indietro Jonen, essendo sterile e non potendo avere altri eredi. Se non accetterà le sue richieste, Mercurio verrà torturato a morte dalla Chiesa Rossa. Ashlyn, Trick, Mia, Jonen e i suoi famigli si mettono in viaggio per mare verso la montagna dove ha sede la Chiesa Rossa, accompagnati dai legionari amici della ragazza, che vengono però in larga parte uccisi dagli accoliti del culto. Dopo aver superato scorribande dei pirati che portano Mia a diventare momentaneamente la regina dei malfattori, ma è carina come parentesi, ma è un po' una roba fatta e buttata lì, e tremende tempeste, arrivano alle pendici della montagna dove sorge la sede del culto. Hanno però una brutta sorpresa, la setta ha messo le mani sulla trilogia di volumi che raccontano tutte le vicende di Mia. Sì, i libri di Nevernight esistono anche all'interno di Nevernight stessa, quindi hanno il doppio dei lettori di una saga normale, suppongo. Hanno il doppio, e però hanno un livello di critica da... Salve, sono Jay Christoph e mi colpisco da solo, e quindi la chiesa sa cosa sta per arrivare.
Però, in realtà, i libri narrano una versione fasulla della storia e i nostri eroi, applicando un piano differente, riescono a fare irruzione nella montagna sacra e a uccidere i principali capi della setta, anche se Skaeva riesce a scappare con Jonen. E c'è anche un'altra, che se non la citi dopo parlo io di questa qui. Ma chi è stato a scrivere la trilogia Nevernight dentro il mondo di Nevernight stesso? J. Christoph, con un nome diverso secondo me, perché tanto l'ego riferito ce l'abbiamo. Si tratta di Aelius, il bibliotecario plurisecolare e presumibilmente non morto. No, lo è, lo è. Cioè, sì, lo è, perché è tornato, viene detto mi sembra. Che cura questa biblioteca demoniaca popolata da libri viventi e tarli da combattimento. Quanto sono belli i tarli però. Cioè li vorrei, perché non mangiano i libri ma difendono da chi li vuole danneggiare. Cioè, tipo, mi presti un libro? Sì. Dopo un mese, se non è tornato, arriva un tarlo. Secondo il mito, il dio della luce Aa scacciò la propria moglie Nia per... Sì, Aa, Nia, per aver dato alla vita un figlio maschio, Anais, o la luna, perché sono la stessa cosa. Questi si schiantò dove ora sorge God's Grave e andò in mille pezzi. Essi costituiscono i passeggeri e l'essenza dei Tenebris. Quando un Tenebris ne uccide un altro, accoglie dentro di sé l'essenza del dio originario, divenendo più forte, come accade con Cleo, che aveva raccolto a sé una legione di passeggeri. Cleo giunse fino alla corona della luna, dove dette alla luce suo figlio, proprio il bibliotecario Aelius, e da allora lei rimase lì, ancora viva e folle dopo mille anni. Aelius, inoltre, è stato il fondatore della Chiesa Rossa, che da vero e proprio culto della madre si è poi trasformato contro la sua volontà in un'organizzazione di mercenari prezzolati, perché a quanto pare le tasse qui la Chiesa le paga e quindi devi in qualche modo sbancare il lunario. Ora che mi ha eliminato i capi della setta, diventando di fatto il capo della Chiesa Rossa, sono rimasti in tre, due non gli andava, è rimasta lei. Grande lezione. Sì, sì, Ilario, ne ha fatta di carriera. E le rimane un solo obiettivo, sbarazzarsi dell'imperatore Skaeva, che ha rapito suo fratello e inglobato gran parte del potere delle tenebre, Mia dunque trova il rifugio di Cleo, che è ancora viva dopo secoli, e la uccide, ottenendo il suo enorme potere dei tenebri. Un'aura potentissima! Qui abbiamo raggiunto un livello del siamo vicino alla fine, ultime 100 pagine, sai che c'è power up come se non ci fosse un domani perché dobbiamo fare il combattimento anime. Skaeva, come ogni villain che si rispetti, perché fa anche delle cavolate finali che non hanno nulla a che fare con tutto quello che è stato costruito del personaggio, ma prende una decisione solo per essere più potente che è ridicola, perché ha messo a rischio se stesso, ma non c'entrava, ma è sempre il sai che c'è, facciamo in modo che il villain si rovini da solo alla fine. Fa rapire gli amici di Mia per condurla in trappola, cosa che hanno già fatto altri, è sempre andata male, cosa fai? Ma fa niente. Cosa che logicamente avviene, sì, hai ragione, avviene troppo spesso in questi libri. Mi sono anche piaciuti, questo è il bello, perché mi sono piaciuti ma allo stesso tempo ci vedo un sacco di roba del sì però togli sti commentini a piedi pagina e ragiona un attimo del non mi puoi costruire un personaggio e poi all'improvviso dice sai che c'è, mi butto dentro quella pozza di dio corrotto perché sì, perché potrei essere più potente, non testo prima, cioè quello che pensa il faccio tutto un piano perché venga ucciso Duomo, ci ragiono, mando là, faccio quello e poi sai che una pozza di potere, whoop, dentro e dai. Scoppia quindi una feroce battaglia a suon di tenebre, qualunque cosa voglia dire. Ecco, veramente leggiti il Grishaverse, perché lì fra lampadine e gente che spegne le luci è fantastico. Tra gli ultimi due tenebri si è rimasti, circa. E come Highlander ci insegna, ne rimarrà soltanto uno. Anzi no, nessuno. Skaeva viene sconfitto, ora un unico sole sorge nel cielo e Mia, come anticipato fin dall'inizio, ci lascia la pelle da vera eroina della saga, trovando la propria consolazione nell'amore di Ashlyn nell'aldilà. Sì, ecco, chiariamo, Skaeva muore, ma anche Mia, per un motivo che è per cui c'è un solo sole, ma è tutta una roba molto alla mitologica, bella, bella la parte finale lì da mito, perché sarebbe proprio per come è narrato, si sente che è una cosa del nel tempo verrà tramandato. Sì, adesso sto facendo un po' più di commenti miei, anche perché Ilario mi ha chiesto di facciamo un sunto dei due canali. Va bene, io faccio così le recensioni. Mi dispiace, se però vi interessa vedere come recensisco, potete seguirmi. Mi sono spammato, sì, Ilario. Ogni tanto mi dici fallo, l'ho fatto. Me ne pento? Mai. E a noi cosa resta? L'intera trilogia di Nevernight che Mercurio, ora che tutti gli eventi si sono conclusi, inizia a scrivere in modo che giunga a noi e a una certa biblioteca blasfema, piena di tomi, che non dovrebbe esistere. La biblioteca che vorrei.
E con questo è tutto, speriamo che questo video ti abbia interessato. Lasciaci un commento e noi ci vediamo alla prossima.